Perfetto, di ritorno, cioè abbiamo settato un paio di comandi, ora si dovrebbe riuscire a giocare in modo più civile. Ok, perfetto, torniamo dopo aver non avevi visto nulla, praticamente avevi visto solo il tutorial. Certamente. Qui non si può muovere la telecamera, cioè non è che si può muovere, quindi ti attacchi così se non vedi. E poi ti attacchi così se non vedi. Ah, ecco, ora puoi cambiare, sì. Quindi mi sa che devo slittare. No, devi saltare sopra il masso. Ah, così easy? Sì. Madonna, questa e cioè, può andare di là. Come Kuno faceva a capire che qui si poteva salire? Perché il filmato ti aveva fatto vedere che c'era il masso qui e c'era il coso di quadro su cui saltare. No. Mi sa che deve andare sì, di là. Cioè. Di, nulla di là, deve andare di là che c'è quello. Oh! Premi B. Ting! Mi raccomando il ting sound, perché è importante specificare il ting sound. Oh! Tianti! Plunger with dynamite! I think I know what's gonna happen now! Per forza! Oh, bello, grande esplosione del Nintendo 64, ci garbano! Shatai è... addio! Boh, vabbè. Credo sia un modo per dire di riposarsi, un po' di riposo. Ovviamente Shat è... Dio! Shat, immaginati Shat è il tipo otturatore della videocamera e hai, quindi ci arriva intuito. Oh! Il cattivone! Oddio, cos'era lui come animale? Non lo so. Sarà un lupo, sarà. No. Ha preso tutto! Lascialo! Aspetta, ma parla in tedesco? No, sì, è tedesco! Sì, però parla in tedesco. Sì. This could be very important. Lui è Frau Brücker. È Frau Brücker. Professor. Welcome. I have a job for you. Cioè lo vedi quanto è cattivo? Come puoi vedere il tavolo. Il tavolo. The table, yes. So, ah, yes, yeah. Ti è caduto di nuovo il latte? Ah, non va bene, non va bene. Fatemi dare un'occhiata per me, per lei. Vedi capire dove c'è il problema. Vedrò che cosa posso fare. Al mio momento però, tornerà fra poco. Non metterci troppo. O ti stufo. Sì, sì, sarò più veloce e posso. Oh, so se è successo l'ultima volta. Anche troppo bene, anche troppo bene, già! Yeah. Duct tape! Ah, duct tape, è il nostro adesivo, duct tape! Non voglio sapere cosa ha fatto con il nostro adesivo, non lo voglio sapere! Non sono sicuro che vorrei sapere cosa abbia fatto con il nostro adesivo! Duct tape! Quanto sono belle le censure! Quanto sono belle! Lapi tavoli, lapi tavolo! Clean slate, yeah, clean slate. Anti-grab it's top, but it's kind of working. That's what we'll do. Quanto sono belle le censure così a caso! Bellissimo! C'è della poesia! Ah, già è vero, il cioccolato. È vero, il cioccolato è la nostra vita. È la nostra barra della vita, il cioccolato. Ovvio. Vai, inizia il gioco, veramente. Ora non mi ricordo di precise cosa bisognasse fare, perché io mi ero fermato. Già è vero, c'è danno da caduta in questo gioco, è vero. Cioè, riprendiamo. In questo gioco c'è danno da caduta, tienilo a mente. No. Però sto adorando la musica. Il comparto musicale di sto gioco è molto... prospettiva, è un cancro. Tieni a mente, ci sono i salti, c'è il danno da caduta. Tieni a mente, se cadi da lì perdi vita, tienilo a mente. Sì, sì. Te l'ho anche detto, c'è il danno da caduta, cioè. Ah, ma qui dove eravamo all'inizio del video? E dove eravamo all'inizio del video iniziale? Boh, andiamo... Destina è la strada del buono e del cattivo, cosa vogliamo fare? Tanto mi sa che dovremmo visitare tutti e due per forza, quindi... Ah, ok, so cos'è... Io non ci andrei lì, sai. Io te l'ho anche detto. Ma mi sa che anche voi volando non ci può andare. Cioccolato! Dove? Falla pigliare ora!
Ma dai! Anche l'acqua, madonna. No, perché mi sa che di bordino hai preso la roccia, di bordino. Questo gioco potrebbe essere un cancro, signore, sapete? Chi ha questo tizio? Ok, bene, ah! Ho capito poco e nulla di quello che hanno detto. Oh, è tornato sullo spaventa basso di stupratore! Quanto? Maxipax? Cos'è Maxipax? Non lo so. Non so cosa sia. $10. Lo sapevo i soldi c'entravano in questo gioco. Oh, bene, c'è da cercare i soldi per lui, perfetto. Va bene. Cosa vuole? Perché stai... Si fa prima. Fai per citare il gioco, vero? Stai cercando di citare il gioco. Ma io mi chiedo, ma le vite sono infinite o cosa? Cioè, nel senso, c'è le vite infinite oppure dopo un po' è game over e riparti il capitolo da capo? Guardiamo un po' che scena. Comunque, sì, ricordo delle varie cose. La cosa che c'è di là la deve riportare il punto B che hai visto prima, senza passare dal giallo perché ti rallenta. Questa cosa me la ricordo. Cioè, è arrivato lì in cima, trovi una cosa e devi riportarla giù senza passare dal giallo perché ti rallenta. Questo. Oh, c'è cioccolato, c'è cioccolato. Vabbè. Intanto riporta la cosa. Ok, sì, l'alveare. Il miele. L'alveare proprio. Ok, corri. Sì, vabbè. Più di lì non vai. Ah, ok, aspetta, intanto già che ci sei, torni indietro e piglia il cioccolato. Intanto già che ci sei. È lì. Ah, sì. È lì. Oh, Dio. Come facile non vederlo? Ma non si corre. Ah, ok, puoi correre. Puoi correre. Stavi correndo prima in un modo. E ora? Non so se ora è game over oppure no. Cioè, hai mai visto game over più drammatico di questo? Cioè, cos'è? Ah, è vero, è il regno della morte, è vero. È vero, mi sa che ci fosse anche questo. Non me la ricordo questa cosa qui. Sì, morte, potresti essere un po' più... Sei morto. Ma che cazzo? Perché un megafono? Bellissima la voce di morte, la adoro. Greg. Perché? The Grim Reaper. Aren't you a little shot to be a Grim Reaper? Well, how many Grim Reapers have you met before, mate? What am I supposed to? Yeah, that's the point. Well made. Now, let's see. Really? Ah, yes. Conker. Conker. The squirrel. The squirrel. The... Oh, bloody hell, you would have to be a sodding squirrel, wouldn't you? Sodding, non so cosa sia, oddio. Well, yes, there is, actually. Like those bloody cats. Such a pain in the ass. You're one of these special cases. È vero, i gatti, è vero. Cosa, cosa? Tipo, perché i gatti hanno 9 vite, quindi sto tornando a questo discorso incredibile. Quindi ci stai dicendo tecnicamente abbiamo vite infinite? Just you wait, smart ass. Smart ass, bellissimo. Smart ass. You may not be dead, but that doesn't mean you can't die. You just have a few more. Okay. Chances. Yeah. Like cats. I hate those things. Ah, ci sei veramente, c'è chance di cui sta parlando sono il numero di vite, immagino. Squirrel's tails. If you can get them, I'll give you an extra. Ah sì, ok, le cose lì sono le vite.
Well, sounds a bit strange, but okay. Ma perché i dialoghi sono un po'. Vanno un po' per i cazzi loro i dialoghi? I dialoghi vanno un po' per i cazzi loro, cioè sentiamo le cose prima che appaiono scritte. O forse è perché registriamo e gli FPS vanno meno? Oh. Vabbè, vabbè. Tanto l'importante, sai, avere i dialoghi, tanto c'è scritto. Quindi poi però ci ha introdotto le vite. Bene, pigliane una. Eglia. In un modo. Salta. Ok, saltando. Oh. E tipo ora respawniamo fieri. Da dove però? No, immagino dall'inizio del livello, immagino. Tanto per quel che si è fatto, sai. Gioco? Oh, cioccolata, grazie, ce la rimette. Ok, allora c'è le vite non sono infinite. Ah, ok, abbiamo il full head, bene. Sì, ma correremo il cavolo, sì. Quanti tasti li sto usando ora, forse? Sì, ma quando c'è il manuale al verno, non puoi. No, avevi corso per un momento quando ce l'avevi. Quando ce l'avevi per un momento avevi corso. Comunque, guarda, quando ce l'hai in mano e passi di qui, non passare sul giallo. Perché ti rallenta, tieni il percorso base. Scusa, prima di entrare lì, prova a entrare un attimo lì dentro, se puoi, se ti fa entrare. Dio santo! Dio santo! Momento caga questo, eh. Ok. Tastino per correre. Ma non c'hai il tasto per correre. Ma te hai corso prima. Ma andiamo a metterci la gara in mano, non corri. Non corri. Ma provaci. Provaci, boh. Dio. Dio, è un cancro a questi livelli, gioco. Perfetto. È un cancro a questi livelli. Smadonneremo, sai. Lo sai che smadonneremo. Tantissimo. Questo jazz, insomma. Ma guarda, sarò sincero, la colonna sonora mi sta garbando. Sarò del tutto sincero. Ok, aspetta, magari forse vanno via, oppure che... Sì, dai. Sì, vabbè, ma te vai sul muro. Oddio, vai, vai, ti prego, vai, non passare sul giallo. Ti prego, vai, 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 vai. Curva, ti prego, ce la puoi fare. Non demordere, non demordere. Vai a diritto, ti prego. Ti prego, la nostra chance. Ti prego, la nostra chance. Di là, dal lato di là. Guardalo laggiù, laggiù, sul coso lì. Sul coso lì. Ah, perfetto. Già vero lì a rire delle api. Tra l'altro ci sono scansati il dialogo, ma va bene. Come no? Che cazzo? Dimmi cosa spara, ti prego. Dimmi cosa spara. Ma stai controllando te o sta da solo? Oddio. Ti prego, spara. Oh, Mother Blaster, bellissimo. Che bellezza. Ma che bellezza di gioco, cioè. C'è della poesia in questo gioco. Bene. Ma c'era della poesia anche. Thank you, Mr. Squirrel. A squirrel? Happened if it went to that new good husband of mine. He's gone off, you know, with another woman. Oh, really? That doesn't surprise me. Mm. What? Nothing. Anyway, as a reward for your good service to the bee community, I present you with this. This? And this? Mamma mia, this? I soldi da dare il tizio, now, perfetto. Big money, 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 motherfucker. Ti vuole un po' di non ho letto. Mi dà dove stai pigliati vita. Ho visto una coda da qualche parte. Cash prizes. Ma quanta poesia c'è in quell'alveare, bellissimo. Piglia la vita lì intanto. Oh. E un po' di cioccolata dovrebbe essere là. È veri salti. Io so già che smadonneremo per i salti, vero? Ok, abbiamo il fuletto. E mi raccomando, perdiamo l'ora andando di là, eh. No, non credo si possa. Io non proverei a ripassare dove c'eri, dove c'eri il vermone pisellone. Io non proverei a ripassarci. Sei sicuro di dove ci puoi provarci con la padella? Scusate.
Ah, cioè, era qui che c'era il tizio che voleva i soldi. Bella la mia memoria, non mi ricordavo nemmeno dove fosse. Ma sai, mi sa che va piano perché sei controcorrente, sì, forse. Sì, forse sì. Il gioco considera pure questo. Cioè, che poi devi farlo easy da là, vabbè. E ti prega che... Spaventa passo di stupratore. Vabbè. Tanto sai, da un gioco come questo ci potrebbe aspettare qualsiasi cosa, sai? Ancora, you need manual. Otherwise no. Ma non puoi saltare. Ah, è vero, c'era un tasto per saltare i dialoghi. L'aveva detto. How much? Ha detto c'era un tastino per saltare. Che tasto era? Ok, premi B. Che bello è quando cammini perdi soldi, bellissimo. Ah, ma dai, manuale. Sì. Vorremmo per la roba più complessa. Sì. And if you need it again, then press L and B. L e B. To skip it, just press B. Let's see now. Use control stick to aim. Oh, è vero, il tastino è incredibile. Il tastino è incredibile del coso, già. Okay. Ti ricordi quando c'era il Nintendo 64 e quello col cazzetto? Mi sa che è quello. Ah no, che puoi fare semplicemente così, perfetto. E per tirare? Un tasto ci sarà. Ma ci sarà un tasto, immagino. LB? Prova a premere LB. B, perfetto, perfetto. Ci deve essere un modo per fare sta cosa. Ma te prima quale tasto hai lasciato, scusa? Oh, hai scoperto come si fa, perfetto. Ti immagini tu col ritorno indietro ti prende e ti fai danno da te. Quella è merda, mi sa. Potrebbe essere da un gioco così. Dio, la mira un canto. Chissà se ti fai danno. UFO! What? What? Ah, ma forse puoi colpirli da lontano anche? Non lo so, forse lo vedi se viene soltanto a farti dalle istruzioni, forse. Forse puoi colpirlo da lontano, da più lontano, forse. Nel senso, se provi ad allontanarti un po' e colpirlo da lontano. Ma puoi saltare lì. Ma tanto da lì puoi salire, scusami. Prova a tornare di là e salire. C'è roba. Cos'è? Il verme pene, c'è davvero. Lo sai, potrebbe stuprarti in qualsiasi momento, vero? Io non andrei di padella, lo sai? Io andrei basta facendo attenzione in terra. Ecco, vedi? Cosa? Cioè, questa cattiveria è incredibile. Ma cosa? Cosa? Ma quanto è cattivo sto a fare? Allora, aspetta. Pianino. Pian pianino, use the padella. Ma cosa? Cioè, la zona di speranza è che sia lui a mandarti di là, No. 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 Bene, Conker sta diventando un cazzo. Ma se muori dobbiamo rifarci tutto il livello se finiamo le vite. Se finiamo tutte le vite ci dobbiamo rifare tutto da capo. Ho questa impressione incredibile io. Io ho questa impressione di farlo. No, non credo, ma io dico se finiamo proprio tutte le vite, dico. Non credo si debba rifare questo, sai? No, vedi, non c'è il coso, non lo devi fare. Forse da qui puoi skipparti un po' di roba, fermo. Guardati intorno, tipo guarda di qua. Con la visuale, se puoi farlo. Ok. Sì. Ancora. Se riuscivi a skipparti un po' di strada, andare là. Anche a culo, cioè. E danno da caduta, giustamente. Non provo a usare la fionda. Non dal tastino B, ma da un altro. Sono come su. Con LB. La fionda è LB. Sì, ma L non so bene quale sia. Uno degli L.
Uno di quelli. Questo gioco è bello, vero? Siamo a 40 minuti e siamo ancora all'inizio, cioè. Ma non è che forse... Certo, fare fuck di shit in questo modo? No, dai! C'è un muro. Basta, muri invisibili, incredibile. No, no, riesce a essere... Oddio, vabbè! Vabbè! Il gioco sta frizzando, tra l'altro. Siamo a 17 fps, ma va bene. Secondo me qui moriamo in fretta, lo sai? Ah, ma c'è sempre una coda lì? Respawnano le code? Vabbè, è comodo, sì, tienitela. Se la riesci a ripigliare. Comodo che respondino. E boom, lo perdiamo su... No, non l'abbiamo riperso, attenzione. Che cazzo, comunque gioco. No, ma una volta arrivato lì a uno dei due cosi, posso, che mi fa provare a me, forse ci si può fare. Perché? Boh, a far qualcosa. Oh. Ma quanto è bello sto jazz, incredibile. Non saltare, mi raccomando, che ci danno a caduta. Oh, oh, bene. Prova a chiedere di nuovo al re delle api. No, non credo se, che ti faccia qualcosa lui, sai. Non credo gli faccia comunque qualcosa. Comunque LZ, non ho capito bene le sue. Cioè... LB. Non LZ, LB. Scusami, Il tastino per avere la visuale centrale. E B. Scusa, posso provare io? Oh, solo via. Ah, solo lì lo fa allora, che bellezza. Non credo faccia qualcosa lanciarlo là, sai? Ma sai, mi sa che forse gli scarafoni li devi beccare anche mentre sono in volo e ti stanno arrivando contro, sai? Devo prenderli due volte. Presente? Secondo me non lo tiro nemmeno. Conker's Bad Fur Day è un gioco bello. Ok, ora preparate a ripigliarlo. Oh, bene, avevo ragione io. Ora fallo con quegli altri. Si riesce a calcolare tu. No, dai, l'hai ciccato di pochissimo. Vai. Bene, bene. Bellissima la hitbox calcolata male. A volte aiuta. Ti immagini di prenderlo di rimbalzo. Che schillata, che schillata è. Vai di nuovo. Oh. E ora quello laggiù. L'hai preso davvero? Io non so cosa ha detto, ma io ho capito shit, lo giuro. Momento di caga. Comunque non so cosa ha detto, ma ho capito shit, te lo giuro. Mi sa che ora puoi volare sui coso, sai? Tipo, guarda i cosi, i tronchi su cui sono, mi sa che ora ci puoi andare. Sì, decisamente. Cazzo, ma quanto, quanto è bellina la musichina. That way, or that way. That way, no, but who? Let me see. Oh, alta trama, bellissimo. And my guy. Key elements in this experimentation. We have pebble, yeah? The glass. Sì, i bicchieri di latte si è rotto. Vedo qual è il problema. Vedo qual è il problema. Sembra essere. Sembra essere. I must also experiment. Ma come devo fare un po' di esperimenti? Ci vuole un genio a capire, manca una gamba al tavolo, cioè. And then my head is. Cos? Then, my love. We will see. Who is the seductor? Comunque non deve essere successo. Io pretendo che il gioco mi spieghi cosa sia successo con il nastro adesivo, eh. Pretendo il gioco me lo spieghi. Oh, salve. Salve. Ah, ok, puoi tornare indietro, perfetto.
Cazzo, c'è un calo di frame rate incredibile quando cambi zona. Cioè no, da 24 dovrebbe arrivare a 3 adesso. Sì, è tipo a 6 FPS. C'è un crollo di FPS. Quella roba mi sa che ti fa danno, sai? No, non ti fa danno. Pensavo, boh, fosse acido, che... Okay. Oh, so chi è questo. So chi è quel personaggio lì, mi sa. Se non è un nemico, so chi è. C'è soldi, no? Sì, l'ho sentito, c'è soldi. Non credo sia un nemico, lo sai? Ma non c'è il tastino B per interagire, boh? No. Però puoi prendere un fiore a padellate, cioè... capisci con che Bad Fur Day è un gioco bello dove puoi prendere... Là, oh, c'è cioccolata lì, tra l'altro. Ma come sono qui? C'è una coda! Cristo! Ma mi sa che ci arrivi dall'altro lato, sai? Mi sa che ci arrivi dal lato opposto. Dio, calo di frame rate terribile. Quello è un nemico, mi sa... No, non è un nemico, è vero. Già, è vero! I ricordi della recensione di Frozen si stanno facendo forti. Ma non credo sia da ammazzare lui, sai? Non credo fosse da ammazzare. Che mi giro fa? Prova a guardare un attimo in giro, mi sa che a lui gli dovevi trovare. Oddio, aspetta, e cos'era? Sto cercando di ricordarmi la recensione di Frause su questo gioco, non me lo ricordo bene. Prova intanto a vagare in giro, magari poi si trova questa roba. Magari che ci serve lo troviamo, prova a vagare in giro. Ah, chiaramente questa affare ti ucciderà certamente, sappilo. Con che botta di culo? Ok. No, vai là. Mi sa che con questo ci può fare. Ah, è vero, gli devi portare il formaggio a lui. Mi sa. Sì, ma... Il tastino? L'avevi fatto prima la chiave, ma... Oh! Non proprio. Puoi saltare quando hai questo? Okay. Questi suoni incredibili, cioè. Ah, forse devi aprire il cancellino e poi puoi prenderne uno. Dall'altro lato? Oppure c'è un modo incredibile. Ma prova a parlare con la scatola se ti fa parlare, oppure saltaci sopra. Saltaci sopra. Sì? No? Ma forse vado a trampolino la scatola, boh. Prova a saltare e poi saltare di nuovo. Oh! Ce l'hai fatta, non ci credo. Muri invisibili. Va bene, servivo a prendere cioccolata, comodo. Si ferma la videocamera fra poco, aspetta un attimo.